5, con grande piacere che torno a parlare di Palio questa sera, per me è un onore, ringrazio naturalmente il Comitato Palio, l'amministrazione comunale che mi ha chiamato e mi ha dato anche un compito abbastanza difficile, perché nelle ultime settimane se ne è discusso molto nei social, articoli sui giornali, ho visto tanti commenti pro e contro, e quindi è un tema sentito dalla città. È bello, è particolarmente bello per me che si parli però di Palio in un mese che ancora teoricamente il Palio non vive, teoricamente, però sappiamo benissimo tutti, io vedo tanti esperti di riunioni in sala, che il Palio vive 365 giorni all'anno, quindi anche in marzo si vive il Palio, però se ne parla poco e quindi è bello che questa sera possa essere una serata di discussione aperta a tutti e agli ospiti che saliranno sul palco stasera. Avete visto all'entrata, chi non l'ha visto, c'è un biglietto che è stato stampato col titolo della serata verso il riballo, il vincolo, dove c'è nome, cognome e domanda per il testo della domanda. In realtà è un semplice biglietto, potete anche non scrivere nome e cognome, ma però è importante che scrivete magari una domanda. Man mano durante la serata chi non ce l'ha può chiedere, chi ce l'ha può scrivere e poi mi verrà consegnato il biglietto e durante la serata leggerò qualche domanda. Se sono 100 leggerò 10, se sono 10 cercherò di leggere tutte 10, ecco, questo è il tema. Non potevamo scendere in sala col microfono perché sarebbe diventata una serata troppo lunga e col rischio, lo dico sinceramente, di comizi in sala, invece c'è già tanta gente sul palco che parlerà. Il perché di questa serata? Tanto saluto anche in sala il sindaco Giovanni Malpezzi, l'assessore Domenico Pirotti, so che ci raggiungeranno altri, vedo diversi consiglieri comunali, ci raggiungeranno altri rappresentanti dell'amministrazione e anche dell'amministrazione e anche del consiglio regionale. Però per capire il motivo della serata io chiamo la dottoressa Benedetta Diamanti, dirigente del settore cultura del comune di Faenza, che ci spiega come è nata la serata verso il riballo e come cosa vuole essere questa serata. Dottoressa. Buonasera a tutti. Io prima di tutto saluto e ringrazio i Carpiglioni che mi hanno incaricato appunto di spiegarvi come nasce l'idea di questa serata. Il tema del vincolo è un tema che nel Comitato Palio aleggia da sempre. Voi sapete che il Comitato Palio è l'organismo che prende tutte le decisioni principali che riguardano il Palio di Faenza. Nel Comitato Palio ci sono 7 soggetti, 7 voti, 5 rioni, il gruppo municipale e l'amministrazione comunale. Tutte le decisioni principali che riguardano il Palio passano lì. Il tema del vincolo, nel regolamento del 98 esisteva sia per gli sbandieratori che per i cavalieri. Nel 2004 una prima modifica comincia ad interessare la materia degli sbandieratori e con un'ulteriore modifica del 2012 è stato superato il vincolo a vita per gli sbandieratori, in quanto si è stabilito, poi chiedo prima di spiegare meglio, un meccanismo che dopo un periodo di sosta dell'atleta ed anche un sistema di rimborso, diciamo così, dell'investimento formativo fatto da parte del rione di nuova destinazione al rione di provenienza, in qualche modo consente il superamento del vincolo. Per quello che riguarda i cavalieri invece, tutte le volte che il Comitato Palio è arrivato a questo argomento si è sempre incontrato uno stop. Voi sapete che il vincolo per i cavalieri a Faenza è un vincolo molto importante, perché al cavaliere che ha corso il palio per un rione non solo è vietato correre per un altro rione, ma gli è vietato vestire la comparsa. Questo significa che quel cavaliere non potrà più indossare i costumi e essere in campo per conto dell'altro rione, e questo inevitabilmente riguarda quindi anche quelle figure che noi chiamiamo gli uomini a terra, i palafrenieri, quelle figure che vedete accompagnare il cavallo e il cavaliere durante la corsa. Quest'anno un Comitato Palio è stato riproposto il tema del vincolo per il cavaliere. Il Comitato Palio ne ha parlato, c'è stato un confronto direi molto, molto qualificato, molto sereno, molto sincero e partecipato da parte di tutti i capiglioni. Al termine di
questo confronto la decisione è stata quella di non cambiare nulla per quest'anno in attesa di poter fare anche sul Cavaliere un ragionamento a sistema che coinvolgesse tutte le problematiche, quindi non su un caso magari specifico, ma di fare un ragionamento organico, così come in un altro periodo era stato fatto per gli sbandieratori. Non so se lo sapete, il Palio di Faenza è regolamentato da due regolamenti, un regolamento generale e un regolamento organizzativo. Il regolamento generale è adottato con un atto del Consiglio Comunale. L'articolo 3 del regolamento generale dice che ogni regola può essere modificata solo prima del 31 di gennaio. Questo perché alla data del 31 di gennaio si vuole sapere con quali regole si correranno per il palio che arriva. Quindi la decisione del Comitato è stata da un lato quella di sospendere per l'anno 2019 ogni ulteriore approfondimento, confronto e approfondimento della problematica relativa al vincolo. Quindi il palio del 2019 si correrà secondo le regole che tutti conosciamo. Contemporaneamente però, proprio nel Comitato Palio, questa credo sia una cosa molto bella, è nata la proposta di questa serata, cioè provare a parlare di questo tema con le persone che nella città possono essere interessate, provare a sentire varie opinioni, i pro e i contro, quello che le persone pensano, perché anche gli stessi campioni, mi sembra molto consapevolmente, hanno ritenuto interessante poter avere questo momento di arricchimento e di confronto. Quindi questo è perché siamo qua stasera. Ed è una serata che, se dovesse andare bene e piacere, potrebbe diventare una serata fissa ogni anno per discutere sui temi del palio. Sì, sicuramente i campioni hanno pensato proprio questo, che magari in un momento dell'anno che non è un momento tipico del palio, ci incontriamo tanti visi di palio, ma questo nel mese di marzo, come dicevi prima, non è uno dei periodi in cui di solito si trova per parlare di palio, però potrebbe essere un bel modo per parlare in città di temi che riguardano questa cosa. Io c'è solo una cosa che volevo aggiungere e poi rapidissimo finisco. Spesso viene sollevato un problema, dico questo perché dopo entrerai probabilmente più nel tema dei pro e dei contro e questo aspetto un po' giuridico, se vogliamo lo esauriamo qui. Si chiede come è possibile che un vincolo, addirittura un vincolo a vita, sia contenuto all'interno di un atto amministrativo, addirittura una delibera del Consiglio Comunale. Allora, la prima considerazione che abbiamo sempre fatto è quella che siamo nel campo della rievocazione storica. Il palio del Nivallo si fa a quell'epoca medievale già avanzata, che è l'epoca della signoria dei Manfrini. Se ci portiamo in quel periodo storico, se pensate alle parole che pronuncia l'Araldo, se pensate a tanti gesti e tante parole che pronuncia il Podestà al momento delle partenze, è quella un'epoca parlare di ideali, di fedeltà, di legame per una vita intera ad un certo ideale aveva un suo significato. Questo però non è certamente il perché di un atto amministrativo. Il perché dell'atto amministrativo è questo: il regolamento del Nivallo Palio di Faenza, quello approvato dal Consiglio Comunale, è un documento che reca in calce la firma dei 5 campioni. Quelle sono le regole che i 5 rioni di Faenza hanno scelto per questo palio, per il palio che si vivono e che si corrono. Poiché quel regolamento non esplica i suoi effetti verso l'intera cittadinanza faentina, perché a differenza di un regolamento di igiene o un regolamento per gli stessi nemici, ma esplica i suoi effetti nei confronti del mondo del palio, questo è il motivo per cui l'amministrazione comunale, pur consapevole che nel terzo millennio, nel rispetto dei principi dell'ordinamento positivo, del diritto italiano, che ovviamente ben consente il diritto dell'individuo di cambiare opinione, questo è il motivo per cui l'amministrazione comunale ha ritenuto di rispettare la volontà dei 5 rioni fino a che almeno i 5 rioni non cambieranno eventualmente idea. E da questa sera si comincia a parlare. Bene, grazie dottoressa Viganti, se vuole rimanere con la stessa, lo stesso. Io chiamo, ringrazio naturalmente anche il
piccoli campioni che sono in sala, li ho visti prima, sono un po' qua, un po' in là, e c'è anche il gruppo municipale. Quindi chiamo il podestà della giostra, che è il giudice unico della gara, Fausto Brugnoni, per conoscere esattamente cosa dice il regolamento. Abbiamo chiesto a chi fa il giudice che cosa è stato scritto in questo regolamento. Poi la dottoressa De Matti ce l'ha anticipato, però vogliamo proprio rileggere, Fausto, queste quattro righe, quante sono? Ti devo aiutare? Le leggo così, dico esattamente quello che recita il regolamento. L'articolo è contemplato nel regolamento generale, il capitolo 3, l'articolo 32 dei cavalieri sostanti. Questo è l'articolo che riguarda due comma, comma 1 e comma 2, che riguardano l'argomento in discussione questa serata. Il 32.1, un cavaliere per poter gareggiare nella disputa di ballo, palio di Faenza e qualsiasi altra manifestazione organizzata con il concorso del Comitato Operativo di Ballo, in qualità di cavaliere giostrante per i colori di un rione, deve essere di estrazione rionale o appartenere a quel rione per specifica volontaria adesione. Questo è il comma 1. Il comma 2 dice: il cavaliere che abbia corso in ballo ordinario o straordinario anche una sola volta per un rione non potrà più gareggiare sotto ogni forma per il ballo ad altra manifestazione né partecipare alla comparsa di alcuno degli altri rioni, non potrà perciò vestire il costume di un altro rione in alcune delle manifestazioni regolate dal presente regolamento. Quindi, come ha detto la dottoressa prima, non può neanche fare, diciamo, l'armato, il portatore, non può vestire il costume di un altro rione. Come ha detto la dottoressa Diamanti, vedevo che hai preso il documento ufficiale con tutte le firme. Sì, esatto. Quindi possiamo confermare che ci sono le firme ufficiali. Il documento ufficiale è firmato e che è in vigore dal questo qui è statuto in revisione del 2012. Grazie Fausto Brugnoni. Chiamo per capire la differenza, come in questo caso ci è stata spiegata dai cavalieri di spagliatori, il presidente del Consiglio dei 10, Valerio Testa, perché come conoscete, e comunque la dottoressa De Matti ci ha anticipato, per gli spagliatori vige una variazione. Che cosa dice il regolamento? Beh, intanto le regole per gli sbandieratori sono scritte nel regolamento organizzativo, diverso dal questo non è un atto del Consiglio Comunale, è approvato dal Comitato Paglio, quindi può essere modificato molto più facilmente, diciamo. Comunque gli alfieri bandieranti, ricordo al pubblico che nel 1990 furono vincolati a vita i rioni. Poi successivamente, sempre con un atto, con una decisione del Comitato Paglio, nel 2004 fu ridotto il vincolo. Leggo anch'io così sono più chiaro. Alfieri bandieranti e musici che si siano esibiti durante un torneo degli alfieri bandieranti e musici o nella gara a coppie per un rione potranno gareggiare per un altro rione solo dopo un periodo di non partecipazione alle gare di cui sopra della durata di 5 anni, decorrenti dalla data dell'ultima esibizione. Ciò significa che per tale periodo di astensione dalle gare essi non potranno partecipare e potrà essere accettata l'iscrizione a partecipare al torneo degli alfieri bandieranti e musici di cui al capitolo 3 e dalla gara coppie degli alfieri bandieranti di cui al capitolo 5. In tale caso, inoltre, il rione di nuova appartenenza corrisponderà al rione di provenienza a titolo di rimborso per l'investimento formativo assolutamente effettuato una somma pari al valore base dell'ammenda di secondo grado, che per chi non lo sapesse è 200 euro. Per ogni anno in cui l'atleta gareggiò nel torneo degli alfieri bandieranti e musici o nella gara a coppia per il rione di provenienza.
Vabbè, poi dice che la regola di cui al comma 1 opera unicamente in relazione agli atleti che erano maggiorenni, perché fortunatamente i minorenni sono svincolati. Dal 2018, dall'anno scorso, poi è stato inserito un nuovo paragrafo che dice che per l'anno in corso, perché noi abbiamo un po' l'anomalia, noi siamo iscritti in federazione come unico gruppo, per cui come Faenza, sì, come Fieri Bandiera, anche musici del Nivallo, qual è Faenza? Per cui lo sbandieratore di un rione potrebbe per la federazione andare a disputare altre gare vestendo i colori di un altro rione cittadino. Dal 2018 è stato stabilito che per l'anno in corso questi non uno sbandieratore o un musico non potranno più gareggiare per un altro rione nei tornei federali. Devo dire che anche la federazione alla quale noi aderiamo, la Federazione Italiana Sbandieratori, ha un regolamento che si avvicina al nostro, perché è stato stabilito dal 2017 che per 3 anni un atleta, a meno che non abbia nulla osta da parte del gruppo di provenienza, non può gareggiare per nessun altro gruppo. Ha mutuato un po' i nostri vincoli, la federazione che prima non aveva. Bene, penso che non ci sia. È chiarissimo, grazie a Valerio Testa. Lo ricordo che c'è il biglietto a disposizione per le domande, tra poco pian piano raccoglieremo le prime domande, ma invito sul palco i 4 protagonisti del dibattito in ordine alfabetico: Marcello Bellini, Ivan Bergondini, Aldo Ghetti e Giordano Gornesi. 2 sono pro vincolo, 2 sono per lo svincolo, poi mettendo l'essere si confondono un po' le cose, però mettiamo le 2 da una parte e 2 dall'altra. Marcello Bellini, ex cavaliere, vorrebbe svincolare tutti. Aldo Ghetti, già podestato da giostra, anche lui vorrebbe svincolare tutti. La faccio semplice, poi sentiremo le loro opinioni. Di qua invece abbiamo 2 ex campioni, Ivan Bergondini e Giordano Gornesi. Avete un microfono per gruppo, cerchiamo di dare degli interventi brevi, in modo che poi daremo spazio alle domande del pubblico. Inizierei da: perché liberalizzare questi cavalieri, ci sono tanti in sala? Aldo Ghetti, è l'unica cosa che abbiamo deciso, che la prima domanda la facevo lui, poi andiamo a ruota. Che così sono quello che comincia a rompere il ghiaccio. Bene. Prima di tutto perché il vincolo non è un fatto storico assoluto e inattaccabile. Il palio non è nato con il vincolo. Il regolamento del palio, infatti allora non si chiamava Nivallo Palio di Faenza, ma si chiamava Palio del Nivallo. Il regolamento del palio degli anni 60 e fino alla costituzione di una commissione costituita dai 5 capi rione di allora e dal sottoscritto, che operò nell'inverno tra l'88 e l'89, fino a quella data non c'era vincolo, o meglio, non c'era nel regolamento scritto di quegli anni, cioè gli anni che vanno dall'inizio del 60. Poi a un certo punto, ma io non ho avuto il tempo, sinceramente, scusate, di andare a verificare se esiste un atto o una decisione del Comitato, fu presa la decisione, ma io allora non ero ancora segretario del Palio, per cui non lo so esattamente quando si è costituita questa decisione, di porre il vincolo di 2 anni. Io ho fatto il segretario del Palio dal 78 all'86, e in quegli anni il vincolo di 2 anni era esistente, ma non ne conosco la nascita e non so se agli atti ci sia un documento che ne certifica la scrittura. Di sicuro so che era efficace in quel momento il vincolo per 2 anni, fu la ragione per la quale sia Ricci che Zama andarono a correre per un altro rione. Nell'86 si cominciò a muovere il movimento per cambiare il regolamento, quello che è oggi ancora di fatto l'ossatura
del nostro palio, i dettagli li ha già raccontati la dottoressa Diamanti, quindi non ci torno sopra, ma la struttura di quello che è oggi è nata nel percorso tra l'86 e l'89, o meglio, il 12 dicembre, se non vado errato, dovrei averlo scritto qua, il 12 dicembre dell'89 la commissione che lavorò sulla redazione del nuovo regolamento consegnò il proprio lavoro. In quel momento fu fissato un vincolo, ma attenzione, il vincolo era determinato da questo: i rioni, allora intanto furono vincolati dai fieri padinanti, fu in quel momento che furono vincolati, prima non lo erano, e per quanto riguarda i cavalieri si scrisse: i rioni possono vincolare il cavaliere a sé attraverso un contratto che impedisca al cavaliere di correre per un altro rione, salvo che vi sia rottura consensuale tra le parti contraenti il suddetto contratto. Quindi questo è un altro tassello. Questa regola è rimasta in vita fino all'ultima edizione che ha citato prima la dottoressa Diamanti del regolamento, quando è sparito il contratto e il vincolo è rimasto a vita, o meglio, è rimasta la seconda parte dell'articolo, quella che dice direttamente: il cavaliere che abbia corso in ballo ordinario o straordinario anche una sola volta, eccetera, avevamo già detto prima. Quindi quello, la prima risposta che ti do, Maurizio, è questa: storicamente il vincolo ha subito evoluzione, quindi automaticamente non è immutabile. Bene, allora sentiamo Giovanni Donnesi, ex Caporione del Rosso. Io stasera, nel pensare alla serata, di solito detto non mi preparo, perché pensavo di portare due fotografie, Francesco Totti e Roberto Maggi. Ti piace per esempio, Giordano? Te tifi? No, Francesco Totti? Io sono Paolo Maldini. Paolo Maldini, va bene? Accendiamo il microfono. Dunque, ci sente? Allora, io adesso avrei avuto il piacere che Aldo dicesse anche, ma di là dopo, quali sono i motivi per i quali oggi dovremmo togliere il vincolo. Ma io vi faccio una breve ricognizione, visto che l'età per farlo ce l'ho. 1959, come tutti sapete, nasce il palio di evocazioni storiche sulle ceneri di una vecchia manifestazione carnevalesca che si teneva a Faenza, organizzata la settimana faentina. Perché parto qui? Perché parto perché i primi che si misero insieme, visto che non avevano più questo carnevale, si misero insieme per rievocare manifestazioni che si sono sempre svolte sul territorio faentino nei secoli precedenti. Questi furono i famosi Cola, San Giorgio, di cui avete sentito parlare, che poi, immediatamente dopo, non furono più i protagonisti successivi delle manifestazioni del palio. Non furono più loro a dettare le regole del palio. Intervengono i rioni con i loro carri rioni, qui siamo al 60 e andiamo avanti. Questi rioni qui fecero un ragionamento: o il palio è una manifestazione folcloristica, al pari delle feste medievali di Desigherio, che hanno avuto un successo spettoso per tanti anni, poi dopo sono crollate, oppure il palio è una cosa che dobbiamo fare in modo che i cittadini che lo fanno la sentano. Non avrà questi spazi, ma sarà sempre importante. Per cui dove andare a prendere le prime nozioni? E di qui i nostri patri vanno in Toscana, dove in Toscana le giostre sono in larghissima parte ipercompetitive. E qui si trasporta a Faenza la competitività, non più mettersi insieme per fare una manifestazione pro turistico, pro pubblico, ma una manifestazione che coinvolge direttamente parte della base, si crea un sacco di nemici nella città che ancora oggi abbiamo, scorribande, acque, picchiate, però si crea un'identità, una fortissima identità che è la base dei valori di cui ancora oggi stiamo discutendo. In questo contesto un milione dice: ma io ho una sede, ho un cavallo, me lo compro, ci metto su un mio fantino. Il fantino è parte organica, nasce con l'organizzazione del palio, non viene imposta dopo e non viene presa da nessuna parte. Questa è un po' l'origine. Succede che nei primi anni, io tra l'altro Vittorio Zama, gli farei un applauso perché come dici sono nostri, Vittorio Zama ha vinto un certo di due pitture diversi, non c'era il vincolo. Poi successero i famosi fatti di Arezzo, che qui non abbiamo tempo di discutere, ma che molti di voi si ricorderanno. Ci fu una squalifica a Faenza in funzione
perché i fantini di Faenza uscirono subito dal Comune di Manfredi, andarono a correre nelle altre città, cosa che nelle altre città non erano prestate. Infatti oggi se tu vai a correre a Reggio con un fantino con la punta fantina non corre più, si sono specializzati, si sono creati loro gruppi. Allora invece i fantini di Faenza hanno cominciato ad uscire e qui abbiamo che Zambo vince due pari, Ricci va via dal Rio Rosso e va con il Reggio con ancora alcuni pari, i capi Lione, ma non un capo Lione, i cinque capi Lione dicono ma il Fantino noi vogliamo che rimanga con noi, non vogliamo che si crei un mercato dei Fantini, non vogliamo che si crei un gioco non più gestito da noi ma gestito da altri, mettiamo un vincolo, se tu appartieni al Lione tu sei con me a vita. Io poi dopo adesso divido le cose tra la parte tecnica e la parte emotiva, quella emotiva la dico dopo, quella tecnica la dico adesso. I Fantini cominciano e si allenano a Batibucolo, lo spazio è poco, crescono, ce ne sono tanti, girano in tutta Italia, ricordatevi che noi oggi abbiamo più di 500 vittorie, e Mario e Guerrini le tengono contate in tutta Italia. Queste vittorie si sono ottenute perché c'era un vincolo qui, perché noi eravamo obbligati a produrre Fantini. Se ne avessimo presi da fuori non li avremmo prodotti. Quanto costa produrre un Fantino? Ma provate a farci in conti quante decine di migliaia di euro uno investe su un Fantino. Sono tantissimi. Gli devi dare il cavallo, gli devi dare il mascalco, i ferratori, il veterinario, da mangiare, devi fare. Quanti Fantini, se non ci fossero stati gli uomini, sarebbero diventati qualcuno in questo mondo? Quanti avevano le possibilità economiche per fare equitazione? Che costava tantissimo ieri come costa oggi. Quindi io in stragrande maggioranza dei Fantini so che sono riconoscenti del signor Lione e lo devono essere, perché alla fine di tutto sono gli unici che hanno avuto anche il compenso economico esterno che nessun altro del mondo degli Lione ha avuto. Quindi si fa questa cosa. A un certo punto nei primi anni 90 da Batticuccolo si comincia a dire ma non ci stiamo più, l'amministrazione comunale decide di investire sul palio perché il palio produce Fantini, esporta Fantini col centro civico, con le scuderie regionali, un grossissimo investimento unico in Italia, apprezzato ancora oggi da tutti, sicuramente oggi ce ne sono dei migliori, Forlini in altri posti, però questo è stato un centro eccezionale. Lì vanno tutti i ragazzini che vogliono andare a cavallo, non pagano un centesimo, così come gli sbandieratori, così come i musici. Quali sono quelle società che accettano persone senza che questi versino una quota almeno per partecipare? Nessuna. Io che sappia nessuna. Noi sì, frequentano, vincono in tutta Italia, a un certo punto andando fuori, chiaramente i Fantini dicono ma vengo fuori con Rione, guadagniamo 8 euro, va bene, lascio Rione, nella prima fase ci lasciamo Rione, come gli sbandieratori quando facevano uscite, e poi un Fantino comincia a dire ma mi devo allenare 3 mesi in più, devo fare un po' questo in più, qualcosa bisogna che prenda anch'io, e ha ragione. Quindi ci si mette d'accordo su un 50-50 in molti Rioni. Poi qualcuno esce dal mondo del palio e corre in proprio, si fa una scuderia, guadagna soldi fuori. Legittimissimo, che va benissimo. Però non ci dimentichiamo che di tutto il mondo del palio, gli unici, ma grazie a loro, al loro talento, che è riuscito a fare anche un piccolo business, che hanno fatto solo qui 5-6 famosi per tutti gli altri. Non dimentichiamo che io mi sono fatto fare un conto così da Mario, più di 80 Fantini che hanno corso in qualche modo, hanno orbitato attorno ai Lioni, ma sono tantissimi. Più tutti quelli che sono stati di 6 mesi, un anno, poi sono andati via. Quindi il vincolo ha questo di base, ha questa imposizione ai Lioni di produrre Fantini. Non c'è alternativa. Se domani il vincolo non c'è più, e io dopo dirò anche che ho una soluzione per superare il vincolo, e capisco quando vado di dopo. Però se allora, il vincolo è servito a questo, è servito a fare in modo che loro, questi Fantini, siano diventati quello che sono diventati. Perché se noi 30 anni fa il Fantino lo dovevamo prendere da Forlini, Leonardo, da Ascoli e questi non li coltivavamo, questi non andavano da nessuna parte. Quindi la riconoscenza adesso con il Rione, con tutti i problemi che poi ci sono stati di litigi fra dirigenti, cavaliere, dove ha ragione il cavaliere, dove ha ragione il dirigente, ci sono sempre. Però un Fantino che rinneghi il grande lavoro che ha fatto un Rione per lui, secondo me, non deve esistere. Penso che lo faccia fare. Marcello Bertini, rinneghi quello che hai fatto da cavaliere. Rinnega. No.
non voglio rinnegare quello che ho fatto da cavaliere, perché ovviamente sono bei momenti che sono a volte anche indimenticabili. Io voglio parlare dal punto di vista tecnico. Sono un cavaliere, non posso fare un aspetto gestionale che è molto bravo, Aldo, è anche storico, è veramente bravo. L'aspetto tecnico un po' anche sul avvio che ha fatto Giordano, rimanendo anche lui sul aspetto tecnico. È vero che Rione investe una certa quantità di strutture e di soldi nei confronti del cavaliere, la struttura, i rioni, i soldi, eccetera, rimanendo poi però con una certa attenzione che sono una parte di questa Val Singolo Cavaliere, in quanto quel cavallo che viene comprato, che di solito ha delle spese maggiori, in realtà può essere utilizzato da altri cavalieri, come succede spesso. Ma ci dimentichiamo in questa analisi della parte opposta, cioè e il sacrificio del cavaliere qual è? Perché ci sono casi che sono esattamente l'opposto, cioè il cavaliere dedica la propria vita, o comunque una parte della propria vita, soprattutto da giovane, sacrificandosi anche lui per il rione, rinunciando magari allo studio, o comunque a uno studio che può proseguire verso un percorso più significativo, una laurea, eccetera. Rinunciando anche alla propria vita, soprattutto negli anni migliori, per potersi allenare. E spesso volentieri, questo non viene tenuto conto, ma io l'ho vissuto in prima persona come cavaliere, che non è vero che il rione da solo può formare un cavaliere, perché guardiamoci nei rioni attuali, non esiste un istruttore di equitazione che è quello che forma il cavaliere del rione. Spesso volentieri i cavalieri si formano nel loro percorso, soprattutto con le corse fuori, perché fuori diciamo dall'ambito del palio di Faenza, perché si scontrano con altri cavalieri, guardano la formazione di questi altri cavalieri e a volte da soli, con il loro impegno, come è successo per tanti, si vanno a creare una propria formazione da altri istruttori e spesso volentieri questo con le proprie forze e con le proprie spese. In alcuni casi il Lione si è messo un istruttore tempore, per un certo periodo, per una via, ma il resto degli anni, che è la formazione più importante, come dico, molti cavalieri se la sono di formare. Non voglio fare nomi, ma potremmo fare nomi. Quindi, dal mio punto di vista, per gli sforzi che hanno fatto certi cavalieri, che a volte sono entrati nei rioni già preparati e hanno portato loro anche delle novità all'interno dello stesso rione, magari su rioni dove c'era anche un po' di staticità sull'evoluzione, sull'istruzione, proprio per una mancanza di una formazione. Detto questo, alla fine è il cavaliere che ci mette la faccia, che rischia sia fisicamente sia moralmente. Quante volte sentiamo dire ah, perché quel cavaliere ha sbagliato, ha fatto brigato, sicuramente, ma è lui che ha sbagliato. E quindi da questo punto di vista dividerei in maniera molto semplicistica il 50% Rione, il 50% il cavaliere per formare l'insieme di queste cose. Ma guarda caso, il vincolo lo decide solo il Rione. E guarda caso, come diceva la Diamanti, il comitato è fatto dai caporioni, dalla gestione comunale, ma manca i cavalieri. Come si può decidere un vincolo sul cavaliere e manca il cavaliere? Questo è già un primo aspetto che ritengo sbagliato. E quindi se noi abbiamo questo aspetto del 50%, perché non si può permettere di cambiare il cavaliere? Perché ha litigato, perché non vanno d'accordo, perché non lo ritiene la testa? L'ho detto anche prima Giordano, ma il cavaliere non può porre un vincolo al rione. Se abbiamo detto che entrambi hanno un peso del 50%, deve avere anche un peso il cavaliere nei confronti del rione. Quindi il rione non può, il giorno dopo che ha deciso di non volere più quel cavaliere, andare dove gli pare a cercare un altro cavaliere, perché allora siamo in una forma che non è più, che è senso unico, cioè il rione fa quello che vuole e il cavaliere no. Tra l'altro in un momento in cui in tutti i rioni girano persone di altri rioni, anche nell'aspetto tecnico delle scuderie. Quindi ha una contraddizione voler difendere un aspetto morale e poi alla fine prendiamo persone da altri rioni. Il vincolo si crea nel rapporto fra persone, fra rione e cavaliere. Quello è il vero vincolo. Io ho smesso di correre nel rosso, non sono mai andato in un altro rione. Ho smesso di correre in altri rioni, per esempio 16 anni a San Genio, non sono mai andato in altri rioni perché ritenevo molto più importante per me essere partecipe nelle mie idee, nelle mie,
diciamo, miei aspetti morali anche, e quindi non sentivo l'esigenza di andare un altro leone, ma questa è una scelta che la deve fare il cavaliere, è una scelta che il leone deve accettare, per cui dal mio punto di vista, nel momento che si rompono i rapporti sono rotti dal 50% di uno e nel 50% dell'altro, fino a questo punto qui è giusto che il cavaliere continui a fare il suo percorso. Stiamo entrando nel vivo considerazioni, prima per voi, prima perché da tutti quando parlava con Luisi, lo dovevi correggere, con loro non hai preso punti. No, no, è soltanto che ce l'ho come vizio, prendo magari qualche parola di spunto per cercare di capire se dopo devo intervenire. In realtà mi segnavo due cose che aveva detto che non sapevo e quindi mi piaceva di tenere. Però, non so, la verità forse non so se sta nelle parole del Bellini, nelle parole di Aldo. Io ho una... non sono qui per vietare a nessuno di fare quello che vuole, siamo qui soltanto per discutere di una vicenda e di un vincolo che è nato su un regolamento di palio e che è fatto per tutelare la manifestazione e i rioni. Infatti sono i rioni che decidono le regole e sono i rioni che devono gestire tutte quelle che sono le problematiche relative allo sviluppo all'interno di un rione, quindi la possibilità di crescere come esattamente la possibilità di dover risparmiare qualche volta e doversi anche guardare in tasca e dire questa volta dobbiamo fare come possiamo. La verità relativa ai cavalieri, ma la questione riguarda poi anche gli sbandieratori, sono delle situazioni che già doverle regolamentare secondo me è un po' antipatico, nel senso che fondamentalmente io la vedo in un modo un po' diverso. Sono nato nel verde, rimarrò probabilmente sempre nel verde, adesso io non so. Hai detto probabilmente? Ho detto probabilmente perché non vorrei mai che dopo qualcosa mi smentisse in futuro, però è vero che siamo della gente che è cresciuta tutta quanta probabilmente insieme e abbiamo fatto dei percorsi, gli stessi percorsi che abbiamo fatto noi come sbandieratori insieme con le nostre scuderie per portare qualche soldo in scuderia e per riuscire a trovare il modo di far avere o un cavallo migliore o un insegnante migliore, perché non scordiamoci che ad esempio io non so cosa si riferisca a Bellini quando dice che ognuno si paga il proprio insegnante, perché il rione deve essere pagato gli insegnanti ai ragazzi in ogni caso, perfetto, però il problema vero è che in tanti casi i rioni mettono tutto all'interno di questa vicenda, anche le garantine esterne, quindi deve avere anche il cavallo aggiuntivo, perché non sempre esci col cavallo da palio, quindi deve avere qualcosa di più da poter spendere. Ed è vero che le strade si fanno tutti quanti insieme, per farle tutti quanti insieme ci vogliono dei soldi. Allora, la verità di questo problema che si è dibattuto tanto e la necessità di togliere un vincolo, qual è in realtà? È quella che i cavalieri hanno bisogno di qualcosa per correre di nuovo a Faenza, credo. Io credo che abbiano bisogno di qualcuno che eventualmente possa pagargli le spese del loro hobby preferito, e allora a questo punto sono interessati a tornare dentro un altro rione, perché altrimenti non si pone il problema, è una gara, non credo che sia la gara che condiziona la vita del cavaliere e del suo hobby. Vorrei ripartire così in questo secondo giro da Giordano Donesco, così tutti sono un po' primi e ultimi nella discussione, e capire dopo dalle tue soluzioni, Giordano, adesso dai la parte passionale che un po' secondo me è venuta fuori anche da Bellini, no? Il rosso per lui è rimasto il rosso, San Gimignano è rimasto San Gimignano. Mi piacerebbe dopo magari quando qualcuno di loro ci dirà, che non l'ha ancora detto, perché hanno tolto il titolo, perché quando loro diranno perché lo vogliono togliere, noi potremo dire quali potrebbero essere gli effetti di un eventuale vincolo tolto. Questo così giro dobbiamo dire, facciamo notte. Ripeto, io sono straconvinto che i fantini che adesso vogliono rientrare nel mondo del palio non lo fanno per soldi, come lo fece Zanderigi, ne sono convintissimo, li conosco, lo fanno perché vogliono umanamente dimostrare di essere ancora capaci. Ma quelli dopo di loro non lo so. Quelli che verranno dopo di loro con un eventuale svincolo non lo so, se non faranno cartello,
se non si metteranno insieme e modificheranno la struttura, se i rioni dovranno prima spendere tanti soldi per fare diventare Fantini, poi partecipare ad un'asta per accaparrarseli, io davanti a una cosa del genere avrei commentato che non mi può anche non interessare, però ci sono degli scenari che si può, ripeto, i Fantini che ci sono adesso, li conoscono, sono tutti in buona fede, non lo fanno perché vogliono prendere dei soldi. La parte emotiva, che è un'altra, io ho un vincolo dentro. Tu non probabilmente io non ho bisogno di vincolo da nessuna parte, io ce l'ho dentro come tanti rimanenti che vincolo ce l'hanno dentro, ma non giudico chi non ce l'ha, chi non ce l'ha è legittimo chi non ce l'ha, però ricordiamoci, e io ho vissuto in un rione che ha partecipato in tutta Italia, che noi, per noi il Fantino è sempre stato uno di noi, noi andavamo in giro per l'Italia, era il nostro amico, era visto che noi nel rione siamo una parrocchia laica, nella quale teniamo sbandieratori, tamburini che non si allenano meno dei Fantini, perché bisogna anche dirlo, perché adesso siamo arrivati a dei livelli con gli allenamenti, non è che siano più scarsi. Noi abbiamo formato, non è una famiglia, oggi è una famiglia, ma è una tribù. Io vi ho una tribù. All'interno di questa tribù ci sono diverse cose che succedono, litigi, però noi andavamo fuori, il Fantino era parte di noi. Quando lui correva il paio, lui è la punta della lancia, ma tutta l'altra lancia chi è? È chi fa il cappellettino, è quello che va a notte di show gratis, cioè questo mondo di volontariato identificava nel Fantino che dà e ha sempre dato, io ho avuto esempi di Fantini strepitosi, hanno dato esempio morale ai giovani, appartenenza, ma non per fare delle guerre, appartenenza per avere dei valori da condividere, questo è il vero successo di un rione, non è che il compaio che vale 200 corse, ma chi se ne frega? È che il Fantino rappresenta come lo sbandieratore, ma se lo capisce e sa che ruolo ha, come fa a non essere soddisfatto? Sono coccolati i rioni Fantini, sono sempre stati coccolati, sono sempre stati messi là sul piedistallo. Ha ragione Marcello che hanno dato tanto, ma ha dato tanto anche un tamburino, ha dato tanto anche uno sbandieratore, e un dirigente quanto dà? E un capo rione che mette le firme su te che sei a cavallo, che se cade lui va in galera, quanto dà? E i suoi dirigenti quanto danno? Dici, tutto l'anno si riuniscono. Se questo mondo non va più bene, ne facciamo un altro, io non ho problemi. Però sappiamo cosa la siamo e forse vediamo in altre città come lo troviamo. Marcello Bottini, prima apposta volete, poi magari ci vediamo anche la Bottini. Il mercato, tra virgolette, dei dirigenti però un po' c'è. Questo che contestate. Diamo un motivo vero oltre... Ovviamente se fosse tutto così utopistico, cioè che il rione veramente coccola il cavaliere, non ci sarebbe bisogno di litigare con il cavaliere, confrontarmi il cavaliere e cercare un altro. Questo è... Io ho vissuto delle cose con il rosso che mi hanno veramente fatto male. Non lo voglio dire, una stupida storia è stata a Ferrara, io ho corso a Ferrara dopo mi è arrivata la lettera di squalifica per 6 mesi, quando tutto il Rione sapeva, il capo Rione sapeva, il giorno prima ero in scuderia e mi è arrivata, forse per fare rispetto a qualche altra importanza, questo non deve succedere in Rione, perché è l'inizio della disfatta dell'aspetto morale del Rione, ma andiamo avanti. Nei momenti in cui noi vediamo che i rioni sono costretti a chiamare cavalieri da fuori, non c'è una formazione di nuovi cavalieri, c'è una grossa difficoltà, abbiamo comunque la necessità, perché io credo che quando un rione chiama un tecnico, io parlo, no, non voglio entrare nel merito dei tamburini dei sbandieratori perché sono incompetente al 99 forse al 100%, quindi devo rimanere nell'ambito della mia competenza. Quando un rione chiama un tecnico che viene da un'altra scuderia, inevitabilmente questo non lo fa così, lo fa perché c'è necessità, non ha alternative. Quindi il primo aspetto cui ci dobbiamo porre è perché sta succedendo questo e quindi perché si chiede lo svincolo, perché siamo anche in una situazione, al di là dei ragionamenti che abbiamo fatto di parte A o di parte B, è che c'è bisogno di persone che continuano a dare questo contributo di volontariato che sta sempre più scemando e inoltre ci siamo ritrovati dopo 60 anni di paio che non esiste ancora una formazione di persone a tutti i livelli, cioè non solo a livello del cavaliere ma anche a livello degli uomini a terra. Questo perché
questi vari problemi che si sono creati, non hanno fatto riflettere il rione sulla necessità di cambiare un po' la visione delle cose. Voglio dire, quanti sono, lo dicevo prima, i tecnici in grado di formare cavalieri nei rioni di adesso? Chi ha il brevetto? Quanti sono nei rioni quelli che hanno il brevetto dell'istruttore base di equitazione? Zero. Io ce l'ho, poi tu ce l'hai, poi Mario. Ecco, questo è un problema che ci dice che non si sta creando un futuro da questo punto di vista qui. E quindi è necessario, al di là dell'aspetto personale, tenere in considerazione i cavalieri che hanno corso in altri rioni, perché sennò rischiamo che fra un po' corrono quattro cavalieri non di Faenza e un cavaliere di Faenza. No, un attimo, l'intervento lo possiamo dare, un attimo. Fa stare un secondo. Giordano, al microfono però, se no lo sento. Un po' rituale di quest'anno, così è stato anni fa, quest'anno 4, non io su 5, hanno due fantini locali. Bene, ecco, una precisazione di un secondo si può dare. Magno ancora non c'è stato, dobbiamo aspettare. Ha ribadito 4 milioni. Ne manca uno. Ne manca uno, va bene. Però sono stati negli anni passati e quindi perché vogliamo sminuire? Nascondersi dietro a un muro. No, adesso veniamo. L'ho capito tutti, andiamo avanti. Adesso nel periodo del palio di adesso sta succedendo questo. Ma non guardare il palio perché ancora non è stato fatto nel 2019. Guardare il 2018, il 2017 e le difficoltà che hanno avuto addirittura i rioni per riuscire a portare il cavaliere a quel livello lì. Noi dobbiamo crescere anche sotto questo aspetto qui. E il vincolo sta creando problemi a questa scuola. Bene, allora sentiamo Ivan Bergoglini, cerchiamo di capire, questo vincolo blocca la crescita dei cavalieri faentini perché sono solo 8 su 10 o 12 quest'anno? Ok, perché arrivano i cavalieri da fuori? Allora, secondo me il problema forse deve essere visto nella maniera opposta, voglio dire, lo so, noi siamo uno di quei rioni che ha dovuto prendere anche il cavaliere da fuori. Quando non hai il cavaliere per quell'anno lì, alla manifestazione devi fare fronte e quindi in una qualche maniera devi arrivarci. Le regole sono quelle che ci sono di cui stiamo parlando e quindi è chiaro che non c'era altra strada che prendere un cavaliere da fuori. Però proviamo a pensare, se io avessi potuto portare, che ne so, Wheeler Giacomoni a correre per il Rione Verde, che non sarebbe nemmeno venuto io credo, però se avessimo raggiunto un accordo, il ragazzino che mi corre la Bigorda, quando pensate che sarebbe arrivato a correre del palio probabilmente, se io trovavo un accordo più generale con Wheeler. Cioè ci sono degli scalini che vanno pensati un po' tutti, abbiamo fatto una Bigorda per far sfogare i cavalieri giovani, ne avevamo tanti in quel periodo e abbiamo cercato di farli gareggiare, che dopo qualcuno un po' per strada si è perso, però è vero che qualcuno resiste. Allora, se noi apriamo la contrattazione per cavalieri rioni, succede come nelle altre città, succede che li compri da dove sono già fatti, te devi vincere e puoi cercare di vincere e prendi più bravi. Te i cavalierini giovani non li vedi più nei rioni e quindi a quel punto probabilmente ti dirai anche il centro civico rioni perché non avrai ragione di esistere. Allora, Aldo, c'è questo rischio, no? Nel mercato dei cavalieri di alzare l'asticella del costo anche del cavaliere. Allora, perché dobbiamo procedere per lo svincolo che ancora non è stato detto? No. Da parte di Aldo Vento. Però adesso mi fai parlare un po', Come gli altri, esattamente come gli altri. No, sono stato zitto per più. Ma perché si chiude il giro su di te adesso, Aldo? No, perché cioè, ha parlato una volta a testa tutti, questa è la mia seconda volta. Io posso anche pensare, posso essere convinto di non avere la passionalità che ci possono mettere loro, perché io sono nato nel gruppo municipale e sono sempre rimasto lì. Però il mio compito è sempre stato quello di seguire e far rispettare le regole. Allora, le regole le dobbiamo capire,
Allora, è inutile che parliamo di mercato quando già esiste una regola per gli sbandieratori e i musici, che non è per nulla ampia, ma dice dopo 5 anni e pagando un rimborso al Rione. Allora, in primo luogo mi dovete spiegare perché in un regolamento ci deve essere disparità di trattamento tra chi vi opera. Perché finché c'era il trattamento uguale per tutti, io ero un po' più disponibile ad accettare un vincolo. Da quando nel 2004 questo è saltato, non funziona più, perché le regole non sono più uguali per tutti. Quando poi mi parlate di mercato, sinceramente mi dovete spiegare perché fate il mercato degli addestratori, degli sbandieratori e musici, visto che lo si fa già. Allora, il discorso che voglio fare è, primo, le regole. Che vogliono dire, mi devi spiegare, perdonami, scusa, però mi devi spiegare come fai a fare mercato se uno deve stare fermo 5 anni. Allora, uno che parte su... prendi appunti perché non sai rispondere. Primo. Poi c'è un'altra cosa che mi incuriosisce. Mi incuriosisce che quando la regola era quella di vincolare il cavaliere tramite un contratto che poteva essere sciolto consensualmente, in fondo allo stesso articolo c'era scritto il Consiglio degli Anziani, la Giunta, potrà autorizzare il Rione che per gravi e giustificati motivi sia rimasto privo del proprio cavaliere a procurarsene uno esterno. Per gravi e giustificati motivi. Allora, c'era l'impegno scritto di tutti i Rioni a formare cavalieri. Su questo impegno scritto a formare cavalieri, splendido e da difendere a tutti i costi, sono state costruite le scuderie rionali. Però, stranamente, questo vincolo è sparito quando è arrivato il vincolo a vita, come quasi che i Rioni non ce l'abbiano più questo vincolo, cioè siano liberi di prendersi un esterno. Io vorrei sapere se il nostro sindaco gliel'hanno mai chiesto, lo dico in maniera eufemistica ovviamente, perché c'ero anch'io dentro. Non c'era il sindaco ma lo so che non gliel'hanno chiesto, perché ero anche nel coso del servizio cultura, per cui figuriamoci, lo dico per riderci sopra. Allora, in sostanza, intanto per incominciare una regola ce l'abbiamo già, e qui vengo a risponderti. Perché dobbiamo mettere lo svincolo? Secondo me, di sicuro, oltre che perché gli ho detto prima che il vincolo non è affatto una cosa storica, siccome ho sentito dire da qualcuno che è la tradizione di Faenza, tradizione di che? E scusate, i campioni. I campioni decidono, e non c'è dubbio, e questo è sacrosanto, ma hanno deciso diversamente in passato. Tanto per dire, nel 1994 i campioni decisero di non aderire alla FISB, alla Federazione Italiana Sbandieratori. Allora, le decisioni ci sono, ci devono essere, ci possono essere A o B, quindi ci può essere il vincolo o non esserci. Non esserci il vincolo vuol dire, dopo 5 anni, se un cavaliere vuole correre, il suo Rione che vuole far correre rimborsa la quota prevista al Rione che lo ha fatto correre, che lo ha addestrato. Ma è ovvio che se noi vogliamo mantenere la gloria di andare fuori a correre, dobbiamo continuare ad allenare i cavalieri. Bene, facciamo in modo che quei cavalieri che adesso sono fuori vengano nelle scuderie e passino il loro sapere agli altri. Magari correndo una volta o due anche in palio, ma una volta o due cosa volete che facciano? Certo, una volta o due sono due anni. Scusate, se ci riduciamo a fare correre dei 30-40enni alla bigotta, quando il comune, al momento in cui si fece l'ultima revisione del 2012, voleva proporre di mettere il vincolo di 29 anni per correre la bigotta. Allora, ragazzi, non scherziamo, cerchiamo di fare in modo che il sapere resti e, come ha detto Marcello, il sapere si trasmetta a tutti, anche aiutandolo con lo svincolo. Bene. Mi sono Marcello, perché dobbiamo iniziare una volta per primi tutti, per ultimi per tutti, se riusciamo, quindi diamo la parola prima a Marcello. Ma questa decisione
perché io ho letto, no, come socia mi dice, compete ha commentato pari, giusto? Siamo d'accordo? O deve passare dal consiglio comunale, perché qua ci sono anche i consiglieri comunali e assessori. Secondo me che sia il comune, il comitato, che il comune deve entrare in merito a una decisione rionale, cioè il cavaliere è un aspetto di rione, non ha senso, perché poi come dicevo prima, non ha senso che io decido il vincolo, ma non c'è il cavaliere che può dire la sua. Io devo fare una legge, ma manca la controparte della legge. Da questo punto di vista deve rimanere una cosa fra rione e cavaliere. Tra di loro, come si parlava prima, c'è un contratto, fai un contratto, non lo so, in ogni caso non ha senso un contratto, se non che termini, non meglio che termini il rapporto tra le persone. Anche perché ci sono, anzi quasi tutti i rioni, hanno un mandato di N anni, poi cade quel consiglio, ne viene un altro, il quale non si fa certo carico, spesso e volentieri, anzi per quasi per dispetto, va su strade diverse, magari contro quel cavaliere o contro certe situazioni. Quindi non c'è una continuità del rione, di 60 anni di rione, ma c'è il rischio che il cambio generazionale del consiglio porti ad altre situazioni imbarazzanti nel rapporto fra cavaliere e rione. Per questo motivo comunque deve rimanere una scelta puramente fra rione e cavaliere. E prima si parlava di una cosa, la Bigorda svincola, è ancora svincolato il cavaliere della Bigorda, ma la formazione più importante, quella che si parlava prima di costi, la fa la Bigorda, cioè la fa il passaggio dal niente o quasi alla Bigorda, il resto sono quasi maturato, devo finire quel fare quel gradino per diventare, tra parentesi, un professionista. Quindi non ha un senso il ragionamento economico che abbiamo fatto prima, perché in realtà lo spesi ma non è vincolato, c'è una piccola fetta che posso vincolare. Facciamo rispondere prima, lo so che vuoi parlare tu, ma aspetta un attimo, aspetta, resisti. Allora, per rispondere proprio per il mio sostanzio, allora, vincolerei anche la Bigorda. Esattamente. Forse 3 anni, forse, quindi mi sembra strano, capito, che alla fine, voglio dire, io ad un cavaliere, oltretutto, se non mi corre il palio, visto che mi scappi, mi vado in un altro rione che senza cavaliere, adesso capiamoci, lui magari mi ha già fatto la Bigorda, cioè capite che già lì mi girano un pochettino le scatole, quindi diventa fatica, capito, riuscire a capire dove vogliamo arrivare, perché da una parte vorreste svincolare, io il limite di 5 anni sinceramente apro, lo sento adesso, perché è giustissimo, cioè per gli sbagliatori, ma per i cavalieri non si è mai sentito parlare, dico la verità. Quindi una proposta probabilmente, no? Senti? Scusa, ma quando le regole sono già scritte per una parte di chi opera, cosa ti costa? Un altro sport, eh? Un altro sport. Dopo qui ti dicono che non è sport, il cavaliere, ma che è adesione morale. Allora, se ti devo spiegare anche quest'altra cosa, ti spiegherò che da quando abbiamo scelto di fare questa variazione al vincolo che abbiamo promosso proprio noi, del Rione Verde, che quindi... sarebbe curioso capire perché volete mantenere il vincolo dei cavalieri, visto che avete fatto... Ah, no, se è per quello, io tornerei indietro e metterei il vincolo di nuovo anche sulle bandiere. E ti spiego anche il motivo, perché gli sbandieratori giovani sono passati tutti quanti in altri rioni, quindi allora io voglio dire, ma è possibile mai che abbiamo il modo, capito, di avere dei rioni che fanno della scuola e dei rioni che usufruiscono della scuola degli altri? Sembra. Facciamo rispondere a Nando, anche perché poi Nando darci le tue bombe, perché qui c'è Giordano che non lo può sentire. Perché alla fine sono anche le persone, perché mi risulta che negli spostamenti che ci siano stati gli istruttori, quei rioni abbiano poi trovato nuova linfa per vincere gare, per cui evidentemente ci sarà certo la struttura del rione che non cambia, che dà la possibilità, ma naturalmente ci sono anche le persone che formano. Probabilmente, io andrei ad analizzare cosa hanno vinto fino adesso, però è vero che una struttura diversa ce l'hanno probabilmente, però indipendentemente da quello, quando entri in un rione, questo sia sbandieratori e cavalieri, una volta si sapeva che tu eri legato al rione,
Quindi non è proprio un concetto nel quale, voglio dire, Bellini, dobbiamo metterci a tavola e se dobbiamo decidere di vincolo devono esserci campione e poi ci deve essere anche il cavaliere perché si parla di cavaliere. No, non è così. Allora, quando vieni a fare il cavaliere, te lo sai già che sei vincolato. Qui, capito? No, non fini niente, tu sai che il regolamento ti vincola. Quindi o non fai il cavaliere o lo fai e sei vincolato. Infatti siamo qui per discutere per questo aspetto qui perché ha un controsenso. Cioè dal punto di vista democratico non ha più senso. Aldo, quale sarebbe la proposta per lo sviluppo? 5 anni come hai accennato bene? Di sicuro è quella che non dovrebbe rimettere mesi di discussione. È già lì, è già scritta, basta scrivere oltre che il film Badiranti Musici anche e Cavalieri. Questa è l'idea di Aldo. Allora, c'è Giordano che aspetta il microfono di nuovo, sì. Però lo sentiamo. Prima che c'è il pagamento a Lione. Volevo ricordare le domande adesso, prima dell'ultimo giro, se le facciamo arrivare su così facciamo l'ultimo giro. Vi do quella che è la mia idea. Io il vincolo lo tolgo domattina. No, stasera. Guardo le società sportive di tutta Italia come si comportano. Quando un ragazzino, ma parliamo tutti, sbandieratori, musici, bigordini, cavalieri del palio, quando un ragazzino o chiunque abbia superato i 16 anni di età entra in un rione anche sereno, come hanno le società di calcio tutte. La società di calcio investe dei soldi su quel ragazzo, ne ha qualcuno che poi gli rende, qualcuno no, quindi anche sereno. Il giorno che lui corre, nel corre di Mario, fuori Faenza va dove gli pare, non mi piace il diritto, ma a Faenza, qualora lui voglia andare via come sbandieratore, come da quel rione, deve avere il benestare del rione che ha il suo cartellino, semplicissimo. Una norma in cui si dice che l'affiliato con Tesserino, se vuole andare via da quel rione, deve avere l'autorizzazione del rione. Il rione, che così mantiene il gioco, perché il pericolo è perdere il gioco, non è altro, il rione decide a suo giudizio se concederlo e in che termini. Deciso questo, va in assemblea generale, dice io ho 2 proposte che mi chiedono di uscire, ve le pongo ai voti, vi vanno bene, questi da domattina corrono in palio con un altro rione. Questa è la cosa tecnica, che c'è già, c'è in tutti gli sport, non ce la dobbiamo inventare noi, ci siamo inventati sbandieratori, 5 anni, sanzioni, cioè, cosa ci inventiamo? Facciamo una regola unica, un tesserino, tu a 16 anni, a 20, 30, entri nel mio rione, da quel momento tu sei un patrimonio del mio rione, e come tale gestisco il tuo cartellino. Il giorno che te ne vai, se il rione decide di mandarti via con una stretta di mano, lo può fare. Questo è il discorso, io non ne vedo altri. E basta una norma, si cancellano tutte le altre e si mette che ogni rione ha degli atleti con cartellino che quando vogliono rilevarlo lo devono concordare con il rione patrimonio. Non vedo altre soluzioni. Per il valore zero, perché ce lo sai che c'è un se noi vogliamo entrare nei tecnicismi, nei paletti che ci vogliamo mettere, possiamo farlo, non è questa la sede, se ne possiamo Marcello discutere su quello che hai ragione. Si può modulare un tempo, si può parlare di quanti soldi, si può parlare di tutto, però perché ci dobbiamo fare male con tutte queste regole? 5 anni, vincolo a vita, no vincolo a vita, tu non hai vinto un minuto, se vuoi andare via vai via subito, perché se non ce l'hai dentro io non ti voglio, quindi se te ne vuoi andare, te ne vai. Ecco, se ne va. Io lo sapevo che non eravate d'accordo, quando hai iniziato a scrivere degli appunti, quando ero lì. Allora, no, facciamo un ultimo velocissimo giro dei 4 che sono sul palco, poi lo spazio alle domande se ce ne sono delle altre, intanto ci do un'occhiata. Ivan Bergodini, mi pare che non abbia mai iniziato per primo. Dici una tua soluzione in 30 secondi, in un minuto. Vincolo per tutti? Secondo me il vincolo rimane al suo posto fin tanto che è possibile, nel senso che alla fine non ci sono grandissimi temi di discussione, se ci sono si svilupperanno, però è vero che il vincolo secondo me tutela soprattutto i giovani e la creazione di nuovi cavalieri, che altrimenti rischierebbero di trovare meno spazio, perché se per la Bigorda posso prendere un altro ragazzo che ha corso solo un palio, me lo posso portare a casa e fargli correre la Bigorda, se svincoliamo esattamente come dice lui. Quindi diventa
diventare di obiezione diventa tantissimo, voglio dire, noi abbiamo la possibilità di chiamare i cavalieri da fuori, non è che abbiamo chiamato dei cavalieri da fuori perché abbiamo scartato degli altri che cioè, non avevamo e la Bigorda esattamente, potevamo chiamarlo per la Bigorda, fargli correre la Bigorda, invece il ragazzo non era pronto e non era giusto neanche bruciarlo e buttarlo nella competizione grossa, io credo, no? Dopo magari qualcuno si renderà conto, però è vero anche che vissuta da dentro come i capiglioni devono trovare anche il modo di tutelare la propria essenza, il proprio modo di reagire, voglio dire la gara è una gara tra cinque milioni e ci sono anche cinque cavalieri che fanno bella figura, si vincono, si comportano bene e fanno una bella gara. Però è vero che il palio è una gara tra rioni e quindi è vero che sono i rioni che li tutelare, perché se vogliamo fare un palio solo per cavaliere lo possiamo fare dovunque, anche senza colori, anche senza figuranti possiamo fare un palio. Però è vero che invece a Firenze è diverso in questo momento e quindi io direi che la manifestazione fino adesso è andata benissimo, nel senso che chi ha vinto, chi ha perso, io, noi abbiamo soprattutto perso, voglio dire, perché abbiamo dovuto aspettare delle volte di 10 anni che ci crescesse un cavaliere. Potevo anche non aspettare che mi crescesse un cavaliere, potevo prendere un cavaliere bravissimo, qualsiasi differenza, incollato, portarmelo a casa e non aspettare un cavaliere giovane che crescesse. Probabilmente il cavaliere giovane avrebbe detto, vabbè, a me mi piaceva anche fare motocross, quasi quasi torno a fare motocross. Aldo, prima, che per te 30 secondi, prima ho fatto l'esempio con Cornese dei cacciatori, io ho sempre amato calcisticamente Baggio che ha cambiato so quante casacche, Fiorentina, Juventus, Milan, Inter, Bologna, Brescia, però Del Piero è Del Piero, sempre Juve, quando ha smesso con la Juve è andato molto lontano. Si perde questo amore qui, se liberalizziamo tutto? Io no, credo di no. Io credo di no, personalmente non credo che sia così, soprattutto se adottiamo delle regole restrittive, come sono già per esempio appunto quelle per l'intervento degli altri musici. Perché l'ho già detto, mi dispiace doverle ripetere, ma 5 anni sono tanti per tutti. E poi naturalmente è chiaro che in una situazione di questo genere bisognerebbe discutere anche la Bigorda, perché è chiaro che dopo il meccanismo dovrebbe diventare, se ha il corso, una manifestazione, perché poi comunque l'ha detto Marcello prima, in realtà il vero investimento lo fai se riesci a costruire un cavaliere nuovo che corra alla Bigorda. Io non credo affatto che ci sia la possibilità di arrivare al mercato e comunque è una volontà dei rioni, è qui secondo me il paradosso. È qui l'errore che stiamo facendo stasera, perché se i rioni, come dicono, sono veramente intenzionati a difendere il vincolo, come stanno dicendo questa sera, allora devono costruire cavalieri e non si devono preoccupare di quelli che sono svincolati. Il vero concetto sta che dobbiamo riprendere la forza di portare cavalieri fuori Faenza, di essere la città che forgia cavalieri. Se questa decisione spetta ai rioni, i rioni non si devono preoccupare di svincolare i loro cavalieri, devono essere più forti, devono al limite usarli solo ed esclusivamente come istruttori, come capaci portatori di formazione, proprio per rinnovare quella scuola fantina che ha perso qualche colpo in questi ultimi 10 anni. L'ho chiesto prima a Bellini, ho chiesto anche a Cornesi velocemente. Queste discussioni di variazioni del regolamento deve passare secondo te da un consiglio comunale o è il comitato palio che si deve occupare? Io ho apprezzato che le forze politiche hanno fatto un passo indietro di fronte a questa proposta di modificare le nostre regole. Però scusa, non facciamo confusione sulle regole. No, capito, però cioè, comunque sia la forma dell'approvazione del regolamento generale, l'ha detto prima la Diamanti, spetta al Consiglio Comunale. Difatti, però dal punto di vista però la discussione mi chiede una cosa diversa. Dal punto di vista politico, io ho visto con piacere che le forze politiche hanno fatto, non è che hanno fatto concepire assolutamente, hanno detto è una questione vostra, noi sappiamo che nei rioni la trasversalità è sacra, perché nei rioni non ci sono appartenenze politiche
identificato. Oppure ci sono di tutte le categorie. E questa è la nostra forza, è la nostra forza, è la nostra capacità. Io ho apprezzato che le forze politiche abbiano detto discutete voi, se voi trovate una soluzione ce la portate e il Consiglio Comunale, poi loro discuteranno perché hanno diritto di discutere, lì si potranno anche dividere, ma io credo che ce la prendiamo tutti assieme e secondo me non è solo, è tutto il mondo, prima hai fatto un accenno importantissimo agli allenatori esterni, che sono le bandiere, hanno portato beneficio, che sono le chiavi, va discusso anche quello. Il nostro mondo va discusso il ruolo del gruppo municipale, va discusso, per me la discussione sul palio dopo 60 anni, non restare, va fatto. Però ti ripeto, la mia, quella di prima, non era una provocazione del cartellino, perché voi avete capito chiaramente che il Rione, se vuole, non ti concederà mai il cartellino. Ma questo è chiaro, ma perché? Perché se ho speso 50.000 euro a far diventare un fattino, perché devo buttare 20 nomi? Spiegami. Fai un staccaggio o la vittima, a lei un ragazzino spende tanti soldi e poi lo dai a gratis, a farmi capire. Capita, no? Capita, c'è cioè, chi deve salarsi in prima fila, quindi abbiamo bisogno che si riscasse. Ecco. Bellini, la soluzione di Bellini qual è in 30 secondi? Io più che parlare di una soluzione vorrei uscire dal discorso del vincolo un attimo e riprendere quello che ha detto Aldo, cioè il punto focale è che se vogliamo che il palio si mantenga a certi livelli, ovviamente ci vogliono i cavalieri. È vero che i Rioni fanno il palio, lo gestiscono, ma occorrono i cavalieri, quindi se non abbiamo i cavalieri e a un certo livello il palio non lo vogliamo. Quello che è venuto a mancare in questi anni, e forse il vincolo ha forzato un po' la questione, è che non esiste una scuola di verde. Te lo ricordi anni fa, molti anni fa, aveva proposto qualcosa, nello stesso Walter Padovani aveva tentato di proporre qualcosa, ma in questo momento abbiamo dei l'hanno anche fatto, esatto, con la potenzialità di ex cavalieri, ex tecnici delle scuderie, non si riuscita a creare un gruppo per formare giovani cavalieri che dovrebbero essere svincolanti fino al momento in cui loro non fanno una scelta dettata da tanti aspetti morali, di passione, di qualsiasi cosa, entrano definitivamente in uno dei cinque rioni. Per esempio, fare, organizzare tante piccole esibizioni, eventi, con Giostro d'Anello, in vari posti, per cercare di formare questi cavalieri ancora prima di creare un vincolo. Poi, a quel punto, si prendono e si fanno delle sedie. Questo attualmente continua a mancare e forse è uno dei motivi perché il bianco è corso con il cavaliere fuori per la prima volta, il verde purtroppo tu lo sai, ha dovuto farlo e così via. Noi dobbiamo cercare di essere, come ha detto Ambro, forti con i nostri cavalieri, avere una formazione che possa addirittura riportare i nostri cavalieri a correre fuori Faenza, perché ormai fuori Faenza ce n'è uno, forse di cui che corrono, magari se ne abbiamo tre sono tanti. Quindi si è perso una scuola, e quando è che si è perso una scuola? Quando gli altri cavalieri sono cresciuti tecnicamente come a Foligno, dove i cavalieri si formano nei centri di equitazione e non nel Rione, dopodiché quindi hanno una preparazione che dà 10-0 ai nostri cavalieri, se non nella volontà del cavaliere di mettersi lì a confrontarsi e cercare di crescere. Bene, allora ci sono tante osservazioni, domande, tutte molto pertinenti, alcune le abbiamo già trattate, tutte molto interessanti. E qualcuno si è fermato alcuni nomi, c'è per tutti lo svincolo, quindi ne parlava adesso Bellini, non crea nuovi cavalieri, non si pensa che la mancanza di giovani cavalieri dipenda dalla mancanza di una scuola di equitazione che non avete mai voluto? Lo chiediamolo velocemente prima a due ex capo Rione. Manca la scuola. Parlarne ci fa presto, cioè dire, manca la scuola di equitazione. Fino a qualche anno fa i Rioni erano rappresentati in comitato palio, la convenzione col centro civico e Rioni era ferma da oltre 15 anni, non c'era una convenzione, quindi i terreni non erano a disposizione dei Rioni, c'era una situazione nella quale i Rioni con molto coraggio hanno costituito una cooperativa che ha fatto una convenzione, che ha preso i terreni e che quando le ha presi le ha iscritti fise e si è trovata di fronte a un fatto pratico. Se io faccio una scuola di equitazione devo spendere non meno di 200.000 euro.
Microfono, vedi, se parli da solo non ti senti. Fermati, tu devi fare un coperto, perché l'inverno non posso dire un bambino non viene neanche perché piove. Devi fare un coperto, devi fare una retamale, devi fare gli spogliatoi, devi fare i bagni, devi fare il servizio. Dove li metti questi bambini? Io vengo con mio figlio a cavallo, me lo metterà in mezzo al campo come in un maneggio. Ma ci conti te? Io ho fatto l'istruttore e sono istruttore, ho fatto per 2 anni l'istruttore in un centro di abitazione. E 200.000 euro ce ne fai 4 di centri di abitazione. Sai perché? Io ho lavorato, ripeto, in un SD a Russi. Ti ho dato il microfono. Ci sono tanti meccanismi, e qui ti può venire incontro sicuramente il comune per cercare di avere dei boss, per avere ma il sindaco ci sta già guardando. Capisco che non sia sempre facile, perché io per fare l'altro posto mi sono matto, e questo è una cosa che si discute a livello tecnico nei confronti, però dal punto di vista cosa serve il cavaliere? Allora i campi, il centro di ordine ce li ha già. Il coperto intenso struttura, addirittura io abbiamo trovato una 7.000 euro, pensa a te. 7.000 euro, poi. A 7.000 euro, 20 metri per 40 metri che è regolare, che è 20, 20 per 40 regolare. Esatto, e si trova. Poi. Non sta in piedi, mi fanno dei segni che non sta in piedi. Non sta in piedi. Cioè se lo va a cercare di nuovo. Comunque a Russi il centro fatto, il coperto fatto in struttura è costato 40.000 euro. Ma fatto in struttura col fondo in sabbia. Con il fondo in sangue e tutto qua. L'anno prossimo abbiamo la tema, ma dopo il vincolo parliamo della scuola. Spogliatoio. Le strutture, no, tutte le porte lì. Adesso siamo a fare la villa, se vogliamo fare la villa possiamo fare il centro. No, se vogliamo dire le cose che mi stanno, per fare un centro civico, fige, e non un maneggio dove io vado, ti do un cavallo e ti insegno a farci sopra. Non esiste solo lo staccente, ma anche di altre società. Occorrono dei soldi e tanti, e se la cooperativa non è ancora riuscita a farlo è proprio per questo. Abbiamo anche una soluzione B, se non dovessimo trovare i soldi, e tanto il sindaco non ce li dà, e tanto questo è un fatto. Abbiamo a Faenza, forse non sei al corrente, abbiamo a Faenza più di un centro di abitazione dove vanno gli agenti dei rioni che non hanno speso 200.000 euro, ma neanche di soldi. Non possiamo fare una così bella vuoi fare una cosa bella? Noi dobbiamo fare voi devi avere un insegnante, quanto costa adesso un istruttore? Mi metto a disposizione. Ci sono, vogliamo visti come stare il costruttore, mettiamo a disposizione, perché è basato come per il vaglio sul volontariato. Se ci mettiamo a trasformare in un'attività economica, allora, vi leggo a situazione. Mi sento di dire a nome della cooperativa che sarai contattato al più presto e con te valuteremo la cosa. E tutti la vogliamo qua. Bene, Vittorio Gaudenzi si è firmato, mi sembra assurdo che un cavaliere che corre lì in tante piazze onorando anche Faenza non possa gareggiare nella propria città perché ha un disaccordo con il rione di appartenenza, è giusto regolamentare la cosa, ma non si può imprigionare a vita una persona negandogli la possibilità di continuare, se richiesta, a gareggiare con un altro rione. Per un giovane entrare in un rione non vuol dire entrare in prigione. Questa è un'osservazione che abbiamo trattato. Massimo, volevo chiedere, ma l'investimento vale solo per il cavaliere o anche per le varie figure di scuderia che sono libere a girare tutti i rioni? Un po' Ivan avete risposto, tu vorresti vincolare tutti, no? Vorrei vincolare tutti, ma vi ricordo che avevo un vice caporione che è stato il primo ad andare a insegnare ad un rione che quello è il giallo, non so se lo ricordate, quindi era oltretutto anche sbandieratore ed è andato anche in campo in costume, se vogliamo dirlo tutta, quindi voglio dire. Se vogliamo leggerle tutte le regole bisognerebbe guardare veramente tutte. C'è un'altra domanda per te, visto che ti affatti in panchina, perché hai fatto il contratto al B? In realtà in panchina non corri il palio. Dove gli ha fatto? Io non lo vedi, sa o non c'è? Non lo so, però. È ammalato, ma si ammala questa sera, no. Se abbiamo una situazione nella quale lui ha preso ed è
uscito dalla scuderia, io in una qualche maniera il ballo lo devo correre. Io qualcuno devo mettere sopra contratto, visto che si può fare, perché è tutela del cavaliere che viene a correre ed è tutela mia, chiaramente, perché. Visto che parlate di volontariato, ma siete sicuri che i tecnici siano dei volontari e percepiscono? Questa è una domanda molto importante, perché è vero, perché su questo andrebbe fatta un'altra serata, perché ci sono atleti che sono vincolati, io li direi in un certo modo, ripeto, questa è solo la mia idea, se ne parlerà o non se ne parlerà, ma gli esterni c'è da fare un ragionamento. Io quando ho cominciato a sbandierare, praticamente nei primi anni 60, il mio capo sbandieratore, ma c'era un suo che è morto, cambiò il nome e andò in un altro rione dove ha vinto botti, ha vinto di tutto di più. Quindi queste trasmigrazioni dei donati sono avvenute fin delle prime volte e non sono mai state potute essere regolamentate, perché un consulente come fa? Io vengo, posso regolamentare un cuoco che per la settimana del pane mi fa un punto particolare? Posso regolamentare in scuderia uno che viene da un altro rione e mi insegna ad andare a cavallo da casa, ma lui non se lo mette in costume e non corre, come faccio? Lui mi svicola, ci va lo stesso. Però è un argomento che si può trattare. Io sono stato. Però non va in costume. Certo, sempre il cavaliere non lo puoi mandarsi bene in costume. Infatti sono d'accordo, si può modificare. Io ho avuto risultato tra quelli che ha preso un istruttore di un altro rione perché al mio rione mancava quella professionalità. Un altro rione lo ha fatto, i risultati. Allora, i risultati sono stati. Allora perché non puoi ricorrere alla professionalità di un altro cavaliere? Perché dopo non alleno più miei, io vado a prendere un cavaliere a fuori, allora, allora hai sbagliato nella frase che hai detto prima, perché? Però, che avevi bisogno di qualcuno che ti allenasse. No, io ti sto parlando non di Rosso, non ne so mai molti, dico gli altri, io non ci sono state trasmigrazioni. Non ti sto parlando di me, ti sto dicendo che sono avvenute trasmigrazioni nelle ciambellie, e hai ragione, trasmigrazioni nelle bandiere. Queste persone professionalmente di altissimo livello, che è difficile da regolamentare, perché ci sono anche i sistemi altri per regolamentare, hanno portato benefici innegabili, perché quei due giorni che hanno usato quei due personaggi hanno accresciuto il livello di faenza tale che negli ultimi anni siamo per i posti in Italia e hanno accresciuto la competitività del gruppo. Questa è una delle soluzioni, però ti ripeto, io li voglio regolamentare, non è che voglio. Ma chi è che mai si è messo lì a regolamentare? Si è messo qualcuno? E allora, regolamentiamo di quello. Giovanni, c'è un'altra domanda per te proprio questa. Perché a Bicorda non esiste un limite di età e perché a Rosso finiti certi cavalieri, non sono finiti, sono pure in sale certi cavalieri del Rosso, non si è corso più fuori Faenza, no, nel senso che dopo il Rosso non ha più ottenuto vittorie fuori Faenza. Allora, per quanto riguarda il discorso della Bicorda, la Bicorda non è il palio di giovani. Non è il palio dei giovani, la Bigorda è il palio delle seconde monte. Cioè, è nato come palio dei giovani, io c'ero, sono passati un po' di anni. È diventato sempre, io subito perché posso dire, è diventato il palio delle seconde monte. Uno rimaneva in scuderia, aveva davanti un fantino come potevo avere io, che avrebbe corso 10-20 anni, ci ha detto ma questo non correrà mai, gli facciamo la Bigorda. Certo per i giovani, ma se uno non aveva un giovane poteva farla correre anche un non giovane, giusto? Quindi. Esatto. Quindi non è il palio dei giovani, è il palio dei giovani. L'altra cosa che mi hai chiesto era e perché non si va più allora, fuori Rosso ha avuto, e qui mi sembra qua di parlare di cose che non interessano, sono questioni nostre, dai. Sono questioni sono questioni teniamo. Io ho avuto tutti i fantini strepitosi. Emanuele Lisani, che qua in prima fila ci scrive, nel dicembre del 2013 presentai un'istanza controfirmata da 22 cavalieri faentini, hanno detto che erano addirittura 25, se ne che dopo sono aumentati, in merito a una proposta di modifica del vincolo, ma il comitato palio non rispose e nemmeno valutò la proposta. Esiste questa proposta, Ivan? Mi sembra che sia arrivato il comitato palio e decidemmo che non era il caso di valutarla. E poi abbiamo la domanda di Vedere Zaccomoni per tutti. Palio 1996, Gianfranco Ricci entra in campo per il Rione Rosso, Nicolato al Rione Verde. È un precedente? Voi vi ricordate questo precedente? Questa è bella, sarà probabilmente per un precedente, però in realtà anche Samorì, quando è tornato al Rione Bianco, non ha rispettato i vincoli relativi al cambio di rione, alle
No, sinceramente io sulla storia del perché è entrato in campo Franco Ricci, no? Sì, nel 96. Io sinceramente non ho pensato di andare a indagare. Disgraziatamente, mi dispiace doverlo dire, ma in quel periodo non ero nel comitato Palio e quindi non so sulla base di che cosa sia stato ammesso a Franco di entrare con il costume del Leone Rosso. Presumibilmente i capi loro di Genova lo sanno. Io so che a quel tempo esisteva la regola che non avrebbe potuto entrare. Però è stato fatto entrare, quindi evidentemente i capi Leone, come io ho già detto prima, se vogliono possono prendere delle decisioni per cambiare. Dopodiché, non è che ho altro da dire, qualche capoglione che c'era allora lo saprà. Io non c'ero allora e non ho pensato di andare a indagare nei verbali cosa fu fatto e cosa fu detto. Non ci ho pensato, scusate. Bene, grazie. Ci sono altre domande, Antonella? No, siamo a posto. Foglietti non ce ne sono più. Io mi fermerei qui, perché è stata una serata divertente fino adesso, se la allunghiamo rischiamo di stancare. A me piacciono le serate così, da un'ora e un quarto, un'ora e mezzo, e sono convincenti. No? Ognuno, vedo che è rimasto nella sua opinione, probabilmente in sala vi siete fatte la vostra, qualcuno è rimasto, qualcuno ha cambiato, credo che sia utile il Comitato Palio, con i suoi tempi, con la sua consapevolezza e competenza, possa discutere. Più che altro mi piace pensare, salutando il sindaco, la dottoressa De Matti, che ho perso di vista, che questa serata si possa ripetere con altri temi che poi sono venuti fuori questa sera, l'anno prossimo, e poi che sia un dentro a Nivallo, verso a Nivallo ogni anno. Se si deve fare una sulla questione dei svincoli, no, visto che c'è il 31 gennaio del prossimo anno come termine massimo. Va fatta prima. Fatta ovviamente prima. L'abbiamo fatta stasera, se ne discuteremo. Buona serata a tutti, grazie!